Di fronte a persone più forti di noi, spesso diventiamo invidiosi. Entriamo in competizione con gli altri e non riusciamo più ad andarci d'accordo. Quale indole si nasconde dietro all'invidia? Qual è la radice dell'invidia? Come possiamo liberarci di essa? Scoprilo guardando il video dal titolo «Perché ho paura di essere superata?». Nel 2019 ho accolto la nuova opera di Dio e poi ho iniziato a irrigare i neofiti. In molti erano riconoscenti dopo aver ricevuto il mio aiuto. Perciò ero orgogliosa, sentivo di essere adatta a quel dovere. Ho poi preso in carico una neofita. All'inizio l'ho irrigata diligentemente, ma poi ho compreso che capiva in fretta e progrediva rapidamente. La comprensione che condivideva durante gli incontri era buona. Ho pensato che mi avrebbe superata in fretta. La leader avrebbe chiesto a lei di irrigare i neofiti, rendendomi superfluo. Pensando a ciò, non ho voluto irrigarla a dovere e ho limitato le nostre discussioni. Una volta la leader mi ha chiesto informazioni sulla neofita. Ha detto: «Ci serve nuovo personale, è adatta alla coltivazione». Io non volevo affatto coltivarla. Riuscivo a capire tutto così bene. Temevo che sarebbe potuta diventare una leader, superandomi. Quindi ho detto alla leader: «Ah, mi manca il discernimento. Forse è il caso di cercare altrove». Quando la leader è andata a parlarle, ho provato invidia e paura. Così spesso mi ripetevo: «Magari lei verrà coltivata e promossa o arriverà a sostituirmi». La chiesa è poi stata divisa e lei è andata nell'altra chiesa. Oh. Ho poi saputo che era diventata una leader della chiesa. La velocità dei suoi progressi mi ha scioccata. Le ho detto che ero felice e mi sono congratulata. Ma nel profondo provavo invidia. Perché lei era già diventata leader, mentre io ero ancora un irrigatore? Ero così insoddisfatta che ho iniziato a impegnarmi nell'irrigazione dei neofiti, perché volevo dimostrare che anch'io ero adatta al ruolo di leader. Ti sei resa conto che qualcosa nel tuo stato non andava? Dici. No, all'epoca non l'avevo capito. In seguito sono stata eletta anch'io leader, ma continuavo a essere invidiosa quando vedevo altri più bravi. Una volta ho discusso con i leader e i diaconi su come sostenere i neofiti e il diacono del Vangelo si è espresso. La leader superiore e i capigruppo hanno detto che i suoi suggerimenti erano buoni. Così abbiamo cercato di irrigare i neofiti secondo quei suggerimenti ed è stato molto utile. Così i nuovi arrivati hanno assunto dei doveri. Lode a Dio. Il diacono del Vangelo predicava in modo efficace. Questo mi ha resa un po' invidiosa. Pensavo: il diacono del Vangelo predica meglio di me. Devo imparare di più e migliorare. Così le ho chiesto da quanti anni svolgeva il suo dovere. E ha risposto: 6 mesi. Solo 6 mesi. Sono rimasta sorpresa. Mi sono vergognata. Avevo accettato l'opera di Dio Onnipotente 2 anni prima. Ero lì da più tempo di tutti gli altri. Ma ero come una principiante a cui mancavano le idee. In seguito, ho sempre fatto paragoni tra me e lei. Quando notavo che era una lavoratrice esperta e che aveva sempre dei buoni metodi, la invidiavo ancora di più. Mi dicevo: se nelle discussioni di lavoro ha sempre nuove idee, la leader superiore la formerà per diventare una leader. Vuol dire che prenderà il mio posto. Una volta ha saltato una riunione perché era impegnata in altri lavori. Così mi ha poi chiesto cosa avessimo imparato. Non volendoglielo dire, ho risposto che l'avevo dimenticato. Quando siamo invidiosi degli altri, non pensiamo a come aiutarli.
Sì, è vero. Ho iniziato a vedere che la leader superiore condivideva spesso con lei e questo mi ha fatto arrabbiare. Mi sono detta, se non parli con me, non farò il mio dovere. Volevo passare a un dovere in cui potessi essere ammirata. Pensavo che predicando in modo efficace avrei ottenuto un'alta considerazione. Perciò ho iniziato a predicare mettendo da parte l'irrigazione dei neofiti. La leader superiore mi ha esortata a capire e risolvere i problemi dei neofiti. E io le ho risposto, ah, certo, presto li andrò a trovare. Ma io pensavo solo a predicare, perciò non sono andata. Oh. Al tempo i problemi dei neofiti non venivano risolti e le riunioni diventavano irregolari. Presto la leader superiore mi ha scritto per sapere perché i nuovi arrivati non venivano e se avevo difficoltà. Le ho raccontato del mio stato e lei ha condiviso con me. In quanto leader, sei responsabile del lavoro della Chiesa, soprattutto di irrigare i nuovi arrivati. Non puoi agire in modo superficiale. In seguito a quelle parole, ho pianto. Le ho trovate estremamente dure. Non aveva notato i miei sforzi nel predicare. Così ho iniziato a riflettere sul mio atteggiamento. Sovente temevo che i neofiti fossero migliori di me e non volevo che mi superassero. Per ottenere rispetto e mantenere la mia posizione, non li avevo irrigati adeguatamente. Non incoraggiavo i nuovi arrivati di buona levatura a fare il loro dovere. Trascuravo le mie responsabilità. Ho pensato alle parole di Dio. Alcuni hanno paura che gli altri siano migliori di loro, che loro vengano trascurati, mentre gli altri stimati. Così attaccano ed escludono gli altri. Non è invidia verso il più capace? Non è egoista e spregevole? Che indole è questa? Un'indole malevola. Pensare solo ai propri interessi, soddisfare i propri desideri, non considerare gli interessi della casa di Dio. Per chi ha una cattiva indole, Dio non prova amore. Ora svolgete i vostri doveri a tempo pieno. Non siete limitati né vincolati dalla famiglia, dal matrimonio o dalla ricchezza. Siete già usciti da tutto questo. Tuttavia, le nozioni, le fantasie, le conoscenze e i desideri che affollano le vostre menti rimangono immutati. Quindi, per tutto ciò che riguarda la reputazione o visibilità, per esempio, che la casa di Dio vuole coltivare nuovi talenti, fremete perché ciascuno di voi vuole affermarsi ed essere riconosciuto. Tutti vogliono lottare per il prestigio, si sentono a disagio a non farlo, ma se ne vergognano. Costoro provano invidia, risentimento e odio quando vedono qualcuno distinguersi. Pensano, perché non posso spiccare io? Perché va sempre agli altri la gloria? Perché non tocca mai a me? Poi provano rancore, cercano di reprimerlo, ma non ci riescono. Pregano Dio e per un po' si sentono meglio. Ma se tornano in questa situazione, non riescono a superarla. Non è forse immaturità di levatura? Le persone in questo stato non sono forse cadute nella trappola di Satana? Le catene corrotte di Satana vincolano gli umani. Amen. Amen. La parola di Dio ha rivelato il mio stato. Odiavo quando gli altri erano migliori di me. Quando conoscevo neofiti di buona levatura, temevo che mi superassero e prendessero il mio posto. Quindi non volevo irrigarli bene e non volevo che la leader li coltivasse. Soprattutto quando lavoravo con il diacono del Vangelo, quando ho visto che riusciva a dare sempre buoni suggerimenti e che la leader superiore discuteva con lei di lavoro, provavo invidia. Volevo farmi notare dalla leader superiore. Pensavo soltanto al prestigio e all'opinione altrui. Non stavo adempiendo alla mia responsabilità di leader. Mi sentivo in grande imbarazzo.
L'intenzione di Dio era che io irrigassi quei neofiti per fargli gettare le fondamenta sulla vera via. Ma non badavo alla volontà di Dio, pensavo solo alla mia reputazione. Non avendo irrigato i neofiti, hanno iniziato a essere irregolari. Stavo compiendo il male. Ho cominciato a riflettere sugli obiettivi nel mio dovere. Lo facevo per amore di Dio o solo per i miei interessi? Se avessi considerato di più gli interessi della Chiesa, avrei formato più persone a svolgere i loro doveri. Ma non ho fatto nulla di tutto ciò. Anzi, ho soppresso e invidiato il talento, sperando che la leader non se ne accorgesse. Ho capito che facevo il mio dovere solo per i miei interessi. Ero così egoista. Come hai fatto a cambiare questo stato delle cose? Una sorella ha saputo del mio stato, mi ha inviato un passo della parola di Dio. Dio Onnipotente dice: alcuni credono in Dio, ma non perseguono la verità. Vivono sempre seguendo la carne, aggrappandosi costantemente ai piaceri carnali, soddisfacendo sempre i loro desideri egoistici. A prescindere da quanti anni queste persone credano in Dio, non entreranno mai nella realtà della verità. Questo è il segno dell'aver recato disonore a Dio. Dici: non ho fatto niente per oppormi a Dio. In che modo avrei recato disonore a Dio? Tutte le tue idee e tutti i tuoi pensieri sono malvagi. Nelle intenzioni, negli obiettivi e nelle motivazioni dietro alle tue azioni, nelle conseguenze di ciò che fai, in ogni modo in cui soddisfi Satana, sei il suo zimbello e gli permetti di trovare in te dei difetti. Non hai reso nemmeno lontanamente la testimonianza che dovresti come cristiano. Sei una persona che appartiene a Satana. Disonori il nome di Dio in tutte le cose e non possiedi una testimonianza autentica. Egli ricorderà le cose che hai fatto? Alla fine, quale conclusione trarrà sulle tue azioni e sul dovere che hai svolto? Non deve derivare qualcosa da questo, una sorta di dichiarazione? Nella Bibbia, il Signore Gesù dice: molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, malfattori. Perché il Signore Gesù ha detto questo? Come mai tanti di coloro che hanno predicato, cacciato demoni e compiuto molti miracoli in nome del Signore sono diventati dei malfattori? È perché non hanno accettato la verità espressa dal Signore Gesù. Non hanno osservato i comandamenti del Signore Gesù, né hanno avuto amore per la verità nei loro cuori. Volevano solo barattare il loro lavoro, le sofferenze e i sacrifici per il Signore con le benedizioni del Regno dei Cieli. Questo è negoziare con Dio, è usare Dio e ingannarlo. Perciò il Signore Gesù li ha detestati, odiati e condannati come malfattori. Oggi le persone stanno accettando il giudizio e castigo delle parole di Dio, ma alcuni perseguono ancora la reputazione e il prestigio. Vogliono sempre distinguersi, sempre essere leader e lavoratori e ottenere reputazione e prestigio. Sebbene tutti costoro affermino di credere in Dio e di seguirlo, di rinunciare e di spendersi per Lui, essi compiono i loro doveri per guadagnare fama, interessi e prestigio, e hanno sempre dei piani personali. Non sono obbedienti o leali verso Dio. Agiscono arbitrariamente senza riflettere affatto su se stessi, e così
sono diventati dei malfattori. Dio detesta simili individui e non li salva. Amen. La lettura di questo passo mi ha toccato il cuore. Coloro che compiono il male non sono miscredenti, ma persone che credono in Dio. Seguono Dio e si spendono per Lui, vanno a predicare il Vangelo e patiscono avversità. Ma fanno il loro dovere solo per il proprio prestigio, per essere ammirati dagli altri o per ottenere ricompense e corone. Non praticano la verità e non riescono a essere fedeli a Dio. Per questo il Signore Gesù ha detto: allontanatevi da me, malfattori. Amen. Da 2 anni credevo in Dio, avevo abbandonato gli studi per fare il mio dovere nella Chiesa. Ma non l'avevo scelto per soddisfare Dio, volevo essere la migliore della Chiesa, per far avere un'alta considerazione di me. Per questo ho cercato di farmi notare. Volevo soddisfare i miei desideri personali. Vivevo secondo la mia indole satanica. Stavo compiendo solamente azioni cattive. Dio avrebbe disprezzato le intenzioni con cui svolgevo il dovere. Se avessi continuato così, sarei stata punita. Dio non approva una fede del genere. Dio direbbe: allontanati da me, non ti conosco. Sì. Quando sono arrivata a capire questo, ho avuto paura. Volevo pentirmi e smettere di provare invidia. Così ho pregato Dio per chiedere la sua guida. In seguito ho trovato il coraggio di parlare della mia corruzione alla leader. E invece di accusarmi, la leader ha condiviso con me la sua esperienza. Sia lodato Dio. Poi mi ha inviato un passo della parola di Dio. Oh. Dio Onnipotente dice: essere un leader della Chiesa non significa solamente imparare a usare la verità per risolvere i problemi, ma anche scoprire e coltivare persone di talento che non devi assolutamente invidiare né reprimere. Praticare in questo modo porta vantaggi al lavoro della Chiesa. Se riuscirai a coltivare alcuni di coloro che ricercano la verità, così che collaborino bene con te in tutto il lavoro che fai, e alla fine tutti acquisirete delle testimonianze esperienziali, allora sarai un leader qualificato. Se diventerai capace di agire in tutte le cose secondo i principi, allora sarai all'altezza della tua lealtà. Se sei davvero in grado di tenere in considerazione la volontà di Dio, saprai trattare gli altri correttamente. Se raccomandi una persona valida e le permetti di ricevere addestramento e di svolgere un compito, aggiungendo così una persona di talento nella casa di Dio, il tuo lavoro non sarà allora più facile da svolgere? Non sarai stato allora all'altezza della tua lealtà in questo compito? Questa è una buona azione davanti a Dio. È il minimo di coscienza e di senno che un leader dovrebbe possedere. Coloro che sono in grado di mettere in pratica la verità riescono ad accettare l'esame di Dio nel fare le cose. Quando accetti l'esame di Dio, il tuo cuore è sulla strada giusta. Se fai le cose sempre e solo perché gli altri le vedano e vuoi sempre guadagnare lodi e ammirazione, però non accetti l'esame di Dio, allora hai ancora Dio nel tuo cuore? Le persone di questo tipo non hanno riverenza verso Dio. Non fare sempre cose per il tuo tornaconto e non considerare costantemente i tuoi interessi. Non preoccuparti degli interessi degli uomini e non pensare affatto al tuo orgoglio, alla tua reputazione o al tuo prestigio. Devi prima pensare agli interessi della casa di Dio e farne la tua prima priorità. Dovresti essere rispettoso della volontà di Dio e cominciare col riflettere se tu sia stato o meno impuro nell'adempimento del tuo dovere, se tu sia stato leale, se tu abbia adempiuto alle tue responsabilità e abbia dato tutto te stesso, e,
Allo stesso modo, se tu abbia o meno riflettuto sinceramente sul tuo dovere e sul lavoro della Chiesa. Devi prendere in considerazione queste cose. Riflettici spesso e comprendile bene, e ti sarà più facile svolgere bene il tuo dovere. Se sei di scarsa levatura, se la tua esperienza è superficiale, o se non sei competente nel tuo lavoro professionale, potrebbero esserci alcuni errori o manchevolezze nel tuo lavoro e i risultati potrebbero non essere molto buoni, ma tu ti sarai adoperato al meglio. In tutto ciò che fai, non soddisfi i tuoi desideri egoistici o le tue preferenze. Invece, dedichi costante considerazione al lavoro della Chiesa e agli interessi della casa di Dio. Anche se non svolgi bene il tuo dovere, il tuo cuore è stato corretto. Se, oltre a questo, sai ricercare la verità per risolvere i problemi nel tuo dovere, allora il tuo dovere sarà all'altezza dei requisiti e potrai entrare nella realtà della verità. Questo è rendere testimonianza. Amen. La parola di Dio indica i principi di pratica. La cosa più importante è mettere al primo posto gli interessi della Chiesa. Con il giusto atteggiamento si svolge meglio il dovere. Hai ragione. È vero. Ho anche capito che seguiamo e crediamo in Dio, non in una persona. Quindi è la volontà di Dio che dobbiamo considerare, non quello che pensano gli altri. Giusto. Sì. Se volevo diventare una leader qualificata, dovevo rinunciare al prestigio e ai miei interessi e trovare nuovi talenti da coltivare, in modo che potessero accumulare buone azioni. Solo in questo modo adempivo al mio dovere. Giusto. Dici bene. Dio è sempre giusto con ognuno di noi. Non bada alla nostra levatura o al nostro prestigio, ma guarda se pratichiamo la verità. Se avessi eseguito il mio dovere secondo i principi della verità e avessi pensato al beneficio della Chiesa, anche con scarsa levatura, Dio mi avrebbe illuminata e guidata. Vero. Sì. Dopo averlo compreso, ho pregato Dio per pentirmi. Ero pronta a rinunciare alla carne per soddisfare Dio. Sì, lode a Dio. In seguito, dato che accoglievamo sempre più neofiti, ho dovuto formare altri addetti all'irrigazione. Così ho iniziato a preoccuparmi di nuovo che i neofiti avrebbero potuto prendere il mio posto e che la leader non mi avrebbe più coltivata. Pensandoci, ho compreso che non dovevo più considerare il mio prestigio, ma badare agli interessi della Chiesa. Giusto. Ho pregato Dio ricordando le sue parole. Oh. Un leader deve usare la verità per risolvere i problemi, ma anche scoprire e coltivare persone di talento che non devi invidiare né reprimere. Fare così avvantaggia il lavoro della Chiesa. Se saprai coltivare chi ricerca la verità in modo che collabori bene con te per far acquisire testimonianze, allora sarai un leader qualificato. Se agirai in ogni cosa secondo i principi, allora sarai leale. Amen. Amen. Come leader della Chiesa, la mia responsabilità è di preparare i neofiti. Adempiere il nostro dovere è la responsabilità di ogni credente. Se ci saranno poche persone a collaborare, non sarà vantaggioso. Il lavoro della Chiesa subirà ritardi. Esattamente. Sì. Tante persone accolgono l'opera di Dio e se non le formassi, non verrebbero irrigate in tempo. Il loro ingresso nella vita ne risentirebbe e anche il lavoro ne verrebbe influenzato. Sì. Giusto. Ho poi scelto 4 neofiti che comprendevano bene le cose. Oh. Ho concesso loro di ospitare le riunioni, di irrigare i neofiti. E li ho preparati per diventare capigruppo. Collaborando con loro, ho avuto più tempo per concentrarmi sul mio compito. E l'efficacia del nostro lavoro è migliorata. Lode a Dio. Ero felice di vedere i neofiti svolgere i loro doveri e fare progressi. Ho acquisito una maggiore comprensione delle parole di Dio, grazie a questo. Oh. Dio dice:
Se raccomandi una persona valida per svolgere un compito, aggiungendo il suo talento nella casa di Dio, il tuo lavoro non sarà più facile? Non sarai stato allora leale in questo compito? Questa è una buona azione davanti a Dio. È il minimo di coscienza e senno che un leader dovrebbe avere. Amen. Amen. Il fatto che io abbia questa comprensione nel mio dovere è solo grazie alla parola di Dio. Mm-hmm. Sì, lode a Dio.